Che sia importante lanciare questo segnale, mi pare sia la prima volta che nel paese si decide di fare una giornata dedicata al riciclo, diciamo. Forse noi eravamo rimasti a questa discussione della raccolta differenziata, mi pare, diciamo, come giustamente veniva ricordato, insomma, il tassello, diciamo, che manca a questo processo di raccolta differenziata è proprio l'impegno sul riciclo. Diciamo, questa è la prima volta che seriamente poniamo al centro della discussione di un dibattito perché si fa la raccolta differenziata. Diciamo. L'obiettivo è il riciclo e da qui non si sfugge più. Forse per questo, diciamo, entra in campo ACAM in modo più pressante. Un conto è fare la discussione della raccolta differenziata e poi nessuno di noi sa dove finiscono i rifiuti differenziati. Un conto invece è dire l'obiettivo è il riciclo. Allora qua si apre una nuova partita che mette noi azienda nelle condizioni di modificare strutturalmente l'organizzazione del lavoro. Cioè, un conto è fare la conferenza stampa e fare quattro chiacchiere tra amici, anche se non siamo a parte. Un conto è modificare strutturalmente l'organizzazione del servizio. Questa città tradizionalmente, diciamo, negli anni è stata, diciamo, improntata a un altro tipo di organizzazione. Quindi noi in questi mesi, con fatica, viste le condizioni economiche dell'azienda, anche con una battaglia culturale, non solo nei confronti dei cittadini, tutte le volte facciamo riferimento ai cittadini, anche nei confronti dei lavoratori, è stata una discussione complicata, difficile. E almeno questo primo round l'abbiamo vinto, abbiamo convinto tutti che questa deve essere una saggia partenza, non solo per un problema di civismo, ma anche per, come veniva ricordato, perché noi possiamo fare un salto di qualità, perché siamo stati scelti, perché noi abbiamo introdotto in questi mesi alcuni elementi, secondo me, che andrebbero ricordati. Cioè, primo, noi abbiamo l'unico impianto, visto che è l'unica città che fa questa esperienza oggi, ma ricordiamo anche perché, diciamo, non è solo perché siamo simpatici. Noi abbiamo l'unico impianto di trattamento che trasforma in tal quale il combustibile del fiume, e comunque la vorrei mettere così, elimina in tal quale dal nostro territorio. Il più grave danno che noi possiamo subire è quello lì. Quindi noi abbiamo cominciato a mandare l'impianto a Recine, tutti i rifiuti che si producono nella nostra provincia passa attraverso questo impianto. E quindi quello che esce non è più tal quale. Secondo me questo è un passo avanti. Secondo, aumentare la raccolta differenziata significa, come ho detto, lo dico in modo un po' rotto, ma è evidente che l'unico modo è la costruzione del porta a porta. Tutti quelli che lo fanno in altro modo, anche bene, le percentuali sono irrilevanti. Se vogliamo davvero modificare questo assetto, bisogna fare il porta a porta e quindi modificare l'organizzazione del lavoro. Noi, è stato ricordato, partiamo, diciamo, alla fine di questo mese, partiamo con un'esperienza importante, perché colpire le prime 16.000, i 16.000 abitanti, diciamo, su 95-96.000, è un fatto significativo. Cioè, di lì si capisce se ce la facciamo, non è che facciamo un piccolo esperimento, non è un esperimento, è un processo che parte da una parte e arriva da un'altra. Ecco, eviterei di scrivere siamo in fase di sperimentazione, non siamo più in fase di sperimentazione, noi ci abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci, partiamo così. E naturalmente quindi questo tassello fondamentale ci consentirà, diciamo così, di avere più differenziati. La novità in questo panorama è che noi come azienda entro la fine dell'anno bandiremo una gara a livello europeo, come prevede la legge, per fare una piattaforma di servizio. Cioè l'altro tema che è quello, sì, voi dovete migliorare la quantità della raccolta differenziata, ma soprattutto se volete tenerla in equilibrio economico, per non far dire ai soliti, diciamo, avvoltoi che vogliono criticare questo passaggio, ma costa troppo, c'è stato giustamente indicato, in particolare da Bonanno, ma voi dovete aumentare la qualità della raccolta differenziata.
Questa cosa avviene se noi siamo nelle condizioni di fare una piattaforma di servizio. L'azienda si è impegnata entro la fine dell'anno a bandire una gara Stato europeo per avere il meglio, diciamo, noi speriamo, diciamo, in associazioni, in atti, diciamo, ecco, in elementi compositi sia per i finanziamenti sia per le conoscenze, insomma, anche qua di non fare una sperimentazione, di costruire una piattaforma di selezione nel nostro territorio che ci aiuti in questo processo. Questo posso già dichiararne data, diciamo, ecco, si fa entro la fine dell'anno, si avvia questo processo entro la fine dell'anno. Poi c'è un ultimo elemento più industriale, che noi ne vediamo solo il domani, ne vediamo solo il prodotto finito, però avremo l'ambizione di non farcela arrivare da fuori, diciamo, ma di farlo, cioè il progetto industriale del riciclo vero e proprio, diciamo, perché, mettiamola così, poi naturalmente l'assessore Uocco più di me, diciamo, si rende vulnerabile, diciamo, a questa partenza, perché è chiaro, però dobbiamo dire, una volta decisa questa strada, indietro non si può tornare. Lo dico perché qualche sperimentazione nel passato c'è anche stata. È sempre stata identificata come una sperimentazione. Qualche volta ha dato anche qualche risultato, qualche volta meno. Questa volta non è il passo significativo della conferenza, del fatto che noi siamo l'unica città libera, che abbiamo accettato questa sfida, insomma, la stessa conferenza stampa è un'esposizione, diciamo, mediatica, un'esposizione. È il fatto che non si torna indietro a questa esperienza. Quindi ognuno ci mette, saremo misurati per quel che faremo nei prossimi mesi, e che significa appunto avere un'idea del ciclo dei rifiuti che si chiude in un modo. Per esempio, la raccolta differenziata, il ciclo si chiude così: si fa una buona raccolta differenziata, si fa una piattaforma di selezione, pensiamo, diciamo, dietro l'anno, domani mattina, di arrivare a un impianto industriale per il riciclo. Cioè, questo è il senso logico, se no tutti i cittadini sono, diciamo così, nella disponibilità di pensare che alla notte qualcuno rimetta tutto insieme, diciamo. Lo dico perché è la voce del bar, no? Ecco, questo è il modello vero che distingue la discussione sulle percentuali della raccolta differenziata dal più utilizzo. Cioè, domani è la giornata del 25, non è tanto la giornata della raccolta differenziata, perché l'Europa, nella nuova normativa, non ci dice quanto dobbiamo differenziare, com'è, ci dice anche quello, ma dice che da subito almeno il 50% deve essere riciclato. Questo è il vero dato, che ci impegna, cioè, non ci sono alternative o scappatoie, ci impegna. Per cui noi ci siamo esposti, questa città si è esposta, diciamo, l'unica, diceva l'assessore, ricordava l'assessore, l'unica in Liguria. E questi sono i tempi, diciamo, che noi mettiamo lì. Naturalmente è chiaro che per noi azienda il progetto non è limitato al Comune di Spezia, è evidente che nei prossimi mesi deve allargarsi a livello provinciale. Se vogliamo avere un risultato significativo in termini di quantità, è vero che la città della Spezia fa metà dei cittadini della provincia, però c'è l'altra metà, e quindi dobbiamo lavorare per mettere in filiera un po' questo principio. Quindi queste mi sembrano le informazioni utili su cui dobbiamo lavorare, diciamo. Abbiamo cominciato a costruire questi impianti. L'impianto di CDR funziona a regime, oggi tutto il tacquato, tutto, circa 300 tonnellate al giorno. In questa provincia negli ultimi 10 anni il dato è questo, non si è mai modificato. 300 tonnellate di pagine. Ecco, e questo è il primo segnale. Questo è il primo segnale. Guardate, più che le chiacchiere, il prossimo anno, la prossima volta che ci vedremo, diciamo, dovremo cominciare a far circolare più fogli, più che fogli scritti, numeri. Dunque, avete fatto sempre 300 tonnellate al giorno. Se si comincia a diminuire questa quantità a beneficio della raccolta differenziata, vuol dire che invece delle chiacchiere abbiamo cominciato a costruire dei fatti. È il primo dato evidente. Secondo, naturalmente, io penso che comunque quell'impianto vada utilizzato sempre, perché il primo discrimine è eliminare il talquale, no? C'è troppa cultura che pensa che si prende il talquale dal cassonetto e si porta in un buco e va in scarica.
Questo secondo me è un cattivo servizio alla collettività. Noi abbiamo un impianto con tutti i problemi che ci ha dato, con tutte le difficoltà, io spero che l'impianto però serva a questo primo distretto. E poi abbiamo lavorato per arrivare lì. Ora diciamo così, forse tra virgolette l'ultima conferenza stampa che facciamo per lanciare sì. È l'ultima, no, lo dico perché l'altra volta noi abbiamo detto ci rivediamo ai primi giorni di ottobre, c'eravamo tutti e tre, ci rivediamo ai primi di ottobre per dire se tutte le cose, tutti i tasselli che stiamo costruendo vanno a posto. Adesso siamo tutti qui a dire confermiamo, non ci tiriamo indietro, confermiamo che le date sono quelle. La prossima conferenza stampa sarà sulle date, sarà sui numeri, cioè cosa abbiamo fatto? Ecco, è anche questo mi sembra un altro impegno serio, ecco, senza anticipare, riusciremo a fare. Partiamo e vediamo cosa si può fare. Naturalmente l'appello, siccome l'ha fatto l'assessore, l'ha fatto la massima autorevolezza del CONAI, diciamo che anche un'idea nel paese, diciamo, siamo un paese un po' arretrato effettivamente su questi dati. L'appello va anche ai cittadini, questo, noi ci mettiamo quello che possiamo fare noi, diciamo, il cuore. Oltre lo Stato, l'impegno qua, il richiamo qua anche ai cittadini, nel senso che siccome noi pensiamo che non sia una sperimentazione che lasciamo a metà, crediamo che anche i cittadini non fanno la loro parte. Ed è una cultura, così come cambia nell'organizzazione del lavoro, cose che abbiamo sperimentato in questi mesi con i nostri lavoratori, fa di cambiare proprio il tipo di lavoro, cambia anche nelle case, tutte le nostre case. Cioè troppo spesso siamo stati abituati ad avere, diciamo, un unico cestino della spazzatura e a buttarci tutto quello che ci capita. E i nostri figli hanno imparato così, hanno fatto così. Adesso bisogna cominciare a costruire una cultura di come differenziare. In casa bisogna costruire degli spazi. Cioè è riorganizzare un sistema. Questa cosa qua... non fa bene soltanto dal punto di vista economico all'azienda, diciamo, adesso l'abbiamo detto per contro i detrattori che dicono già siete in crisi spendete anche di più, contro quei detrattori, ma non è una questione dell'azienda, è proprio un problema ambientale, diciamo. Questo è un tema che i figli si ritroveranno come elemento positivo da un punto di vista culturale ma anche dell'ambiente e della salute. Non siamo più abituati a fare questi ragionamenti qua, io capisco sui giornali in base, diciamo, di altre questioni, diciamo, di case, di affitti, di compravendita, ci siamo più abituati a fare un ragionamento, ecco, di rimettere un po' al centro il tema delle questioni ambientali, ci sfugge, diciamo, ci sfugge, oggettivamente, no, ma lo dico colpa plurima, ci sfugge, cioè l'obiettivo finale è che i nostri figli oggi, che fanno un certo tipo di attività in casa, dovrebbero cambiare mentalità, dobbiamo accompagnarli in questo. Poi c'è un problema nostro anche di attivare una discussione nelle scuole, diciamo, cose che cominceremo a fare anche qua. Noi ci abbiamo ragionato in questi mesi. Io sono più dell'idea di andare dagli studenti a dire guardate che avete già la vostra casa, più che dire faremo, diremo, faremo, anche qua ce ne sono troppi che dicono alle televisioni, ai giornali, faremo, diremo. Andare nelle scuole e dire, avete mica in casa trovato tutte le attrezzature, ecco, quelle lì servono a, perché è un passaggio, perché vuol dire che noi abbiamo fatto la nostra parte e che gli studenti, i ragazzi sanno attraverso la nostra comunicazione che si possono fare delle cose. Questo qua è il nostro impegno, insomma, per quel che possiamo fare, che per un'azienda, oggettivamente, questo invece i giornalisti sanno perfettamente, è una crisi economica importante, diciamo, che sta lottando per trovare soluzioni adeguate per risolvere questo problema.